10 cibi con tanti grassi che in realtà sono veramente salutari. La prima regola di qualsiasi dieta è quella di evitare tutti gli alimenti ad alto contenuto di grassi, giusto? No, sbagliato! Alcuni prodotti ad alto contenuto di grassi sono incredibilmente sani e possono totalmente trasformare il tuo corpo, aiutare l'aspetto della pelle e farti apparire al meglio. Quindi, quali sono questi prodotti magici? È tempo di scoprirlo! Ma prima di aggiornare la tua dieta, non dimenticare di fare clic su iscriviti e attiva questa campana per le notifiche. Ora sarai sempre aggiornato sul lato positivo. Ma torniamo alla dieta. Ecco un elenco degli alimenti che non dovresti mai togliere dal tuo menù, a partire da... Numero 10. Olive. Le olive contengono una quantità sorprendente di grassi, ma la maggior parte di questi sono in realtà monoinsaturi. Insieme ai grassi, le olive e l'olio d'oliva in particolare contengono molti nutrienti come idrossitirosolo, fitonutrienti e altri. Quest'ultimo ha una lista particolarmente lunga di vantaggi. Ad esempio, secondo uno studio condotto dal Centro Ricerche Nestlé in Svizzera, i fitonutrienti possono svolgere un ruolo cruciale nel ridurre la perdita ossea, aiutare il corpo a rimanere in salute e invecchiare con grazia. Aggiungere olive alla tua dieta come spuntino è un'ottima idea, ma fai attenzione al numero di olive che mangi su base settimanale. Le olive possono essere ad alto contenuto di sodio, quindi attieniti a 5 grandi o 10 piccole olive alla volta. Non dimenticare di usare l'olio d'oliva come condimento per le tue insalate. Renderà i tuoi pasti ancora più gustosi. Numero 9. Cocco. Il cocco è ad alto contenuto di grassi saturi. Tuttavia, alla fine, questo è meno importante rispetto ai suoi numerosi benefici. Nel cocco è presente il potente acido laurico, che può combattere i batteri, migliorare i livelli di colesterolo e la salute ne può beneficiare in molti altri modi. La perdita di peso è un'altra piacevole conseguenza dell'aggiunta di cocco alla vostra dieta. Uno studio pubblicato sulla rivista Lipids ha rivelato che un supplemento dietetico di olio di cocco aiuta a ridurre il grasso addominale. Quindi vuoi avere uno stomaco tonico e un punto di vita sottile? Allora non cercare oltre, l'olio di cocco ti darà una mano. Numero 8. Yogurt. Lo yogurt, in particolare la versione intera, è spesso percepito come pericoloso per il nostro peso. Non c'è niente di più falso. Lo yogurt è una fonte unica di batteri probiotici che influenzano il nostro sistema nel miglior modo possibile. Inoltre, tonnellate di studi, compresi quelli condotti dal Dipartimento di Nutrizione, Esercizio e Sport dell'Università di Copenaghen e dalla Scuola di Scienze Politiche della Nutrizione presso la Tufts University di Boston, affermano che il consumo regolare di yogurt porta a importanti miglioramenti del sistema digestivo, prevenendo l'obesità e anche alcune gravi malattie cardiache. In questi giorni la lotta principale è trovare uno yogurt naturale ricco di grassi, quindi assicuratevi di leggere sempre attentamente tutte le etichette. Scegliete quello giusto. Numero 7. Frutta secca. Quando si scopre di più sull'effettiva composizione della frutta secca, non ci si sorprende che di solito rientri nella maggior parte delle liste di cibi sani. La frutta secca contiene fibre, vitamina E, magnesio e molti altri elementi chiave di cui il nostro corpo ha bisogno. Anche gli studi hanno confermato l'importanza della frutta secca nella dieta. Uno studio condotto dal Dipartimento di Nutrizione presso la Harvard School of Public Health di Boston ha dimostrato che il consumo di frutta secca riduce il rischio di obesità. Riduce anche il diabete di tipo 2. Infatti, uno studio pubblicato su The Journal of Nutrition del 2008 ha affermato che mangiare noci aiuta a prevenire questa spiacevole condizione. Se sei a dieta, puoi sempre usare le noci come spuntino tra un pasto e l'altro. La frutta secca più sana sono le mandorle e le noci. Numero 6. Avocado. Sì, è vero, gli avocado hanno il 70% circa di grassi. Tuttavia, sono molto più sani della maggior parte degli altri frutti. Questo grazie a un'incredibile quantità di potassio e fibra. Il potassio abbassa la pressione sanguigna, regola l'equilibrio dei liquidi del corpo, aiuta a prevenire l'osteoporosi ed i calcoli renali. La fibra abbassa il colesterolo LDL cattivo, mentre aumenta quello buono HDL. Ma non è tutto. Secondo lo studio condotto da Nutrition Impact, LLC,
Le persone che mangiano regolarmente gli avocado tendono ad essere più magre e hanno meno grasso sulla pancia. A proposito, se vuoi saperne di più sui benefici del consumo di questo meraviglioso frutto, puoi trovare un video sul nostro canale. Ad ogni modo, devi riflettere attentamente prima di scartare completamente gli avocado. Numero 5. Uova. La principale paura connessa al consumo di uova è l'elevata quantità di colesterolo che contengono. Più precisamente, ci sono 212 mg di colesterolo in un uovo intero, che rappresenta circa il 71% dell'assunzione giornaliera raccomandata. Tuttavia, ecco la buona notizia. Il Dipartimento di Scienze Nutrizionali dell'Università del Connecticut ha condotto uno studio che ha rivelato come il colesterolo delle uova non influenzi realmente il colesterolo nel sangue, almeno non nella maggioranza delle persone. Ora che abbiamo chiarito questo mito, parliamo del perché le uova dovrebbero far parte del menù? Innanzitutto, le uova sono incredibilmente ricche di ogni sostanza nutritiva esistente. In secondo luogo, sono anche ricche di proteine, il che ti fa saziare prima. Di conseguenza puoi perdere facilmente peso. Quindi, se si tratta di uova strapazzate o di una frittata, dovresti mangiare uova almeno 2-3 volte a settimana per ottenere tutti i loro migliori benefici. Numero 4. Pesce. Alcuni tipi di pesce, tra cui salmone, sardine, trote e aringhe, sono piuttosto grassi. Ma non trarre subito conclusioni su quanto siano sani. Questi tipi di pesce sono ricchi di acidi grassi omega 3, che fanno bene al cuore, proteine, altri nutrienti ed elementi importanti. Inoltre, hanno dimostrato di fare bene non solo al tuo corpo, ma anche alla tua salute mentale. Il laboratorio di psichiatria biologica del centro psichiatrico di Taipei City, a Taiwan, con l'aiuto di altri scienziati taiwanesi, ha condotto uno studio sui pesci. Hanno scoperto che gli acidi grassi omega 3 possono ridurre il rischio di gravi disturbi della depressione e aiutare a combatterla. Per quanto riguarda l'aggiunta di questo tipo di pesce alla tua dieta, dovresti seriamente pensare di cominciare subito. In media, un piatto di pesce di questi tipi va mangiato almeno una volta alla settimana. Numero 3. Formaggio. Se sei stanco di dover limitare l'assunzione di formaggio perché contiene troppi grassi, puoi tirare un sospiro di sollievo, non ti farà male. Al contrario, il formaggio è una fonte eccezionale di tutti i tipi di sostanze nutritive ed elementi, compresi il calcio, la vitamina B12, il fosforo, le proteine e il selenio. Grazie a questa straordinaria combinazione, il formaggio ha una serie di benefici. Previene la carie, rende le ossa più forti, aiuta durante la gravidanza e dona alla tua pelle un bagliore meraviglioso. Per quanto riguarda il peso, elementi cruciali nel formaggio equilibrano il metabolismo, rendendo più facile per il tuo corpo perdere chili indesiderati. Quindi non essere timido, aggiungi formaggio ai tuoi pasti, solo non eccitarti troppo. Mangiarlo 2-3 volte a settimana sarà sufficiente. Numero 2. Cioccolato fondente. Il cioccolato fondente non è solo gustoso, ma può anche giovare seriamente alla tua salute. È pieno di fibre, ferro, rame, magnesio, manganese e potenti antiossidanti. È oggetto comune di diversi studi e tuttora gli studiosi continuano a trovare nuovi vantaggi. Ad esempio, lo studio condotto dal Dipartimento di Medicina presso il Brigham and Women's Hospital e la Harvard Medical School di Boston hanno dimostrato che le persone che mangiano cioccolato fondente almeno 5 volte a settimana hanno meno della metà delle probabilità di sviluppare malattie cardiache. Un altro studio del Cosmetic Science Group della School of Management and Science dell'Università delle Arti di Londra ha confermato che il consumo regolare di cioccolato fondente può proteggere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi UV. Quindi la prossima volta che desideri un pezzo di cioccolato, mangialo. Assicurati solo che contenga almeno il 70% di cacao. Numero 1. Pancetta. La più grande rivelazione della lista di oggi è sicuramente la pancetta. Sì, hai sentito bene. La pancetta può essere molto salutare. Prima di tutto, la pancetta contiene una proteina che aiuta a darti molta energia e un sistema correttamente funzionante. Nello stesso tempo, la pancetta ha pochissimi carboidrati che producono grasso e quindi non portano ad aumento di peso. Inoltre, la pancetta è molto appagante e può tranquillamente saziare l'appetito per lunghi periodi di tempo.
Di conseguenza, il tuo metabolismo migliora e, senza sforzo, può buttare giù le basi per costruire muscoli forti. Infine, la pancetta stimola in modo incredibile il buon umore. Seriamente, chi è che non si rallegra dopo aver mangiato la pancetta, giusto? Quindi, non aver paura di mangiarne un bel boccone di tanto in tanto. Il tuo corpo lo apprezzerà sicuramente. Quale di questi alimenti è il tuo preferito? Diccelo nella sezione commenti qui sotto. Se hai trovato interessante questo video, assicurati di premere il pulsante mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici che prendono sul serio anche le loro abitudini alimentari. Se desideri vedere il lato positivo, fai clic su iscriviti per vedere altri video divertenti ed emozionanti. Per ora è tutto, ma ci vedremo presto!